noi. Questi progetti hanno coinvolto tantissimi attori diversi, quindi mondo aziendale e mondo delle scuole e mondo delle istituzioni, creando rete, creando sistema. Ringrazio appunto tutti voi per aver saputo mettere in atto tutte queste competenze. Adesso abbiamo tre persone che vi sapranno dare qualche suggerimento proprio per il vostro futuro. Abbiamo invitato qui per voi oggi Piero Pellizzaro, Resilient Officer del Comune di Milano, Chief Resilient Officer, Mauro Del Barba, Presidente di AssoBenefit, quindi la rete di tutte le aziende che usano il business come forza positiva. E infine Patricia Navarra di ASVIS, che è proprio la responsabile degli affari istituzionali di ASVIS e che si occupa proprio dell'Agenda 2030. Noi abbiamo proprio chiesto a queste tre esperti di resilienza, di azienda sostenibile e di SDGs di dedicare un paio di minuti, 3 minuti per darvi qualche consiglio per il vostro futuro. Io li ringrazio moltissimo perché hanno saputo accogliere questa sfida e essere con noi oggi anche in una modalità digitale. Do la parola allora a Mauro, grazie. Grazie Mauro, prima di tutto per essere ancora qui con noi in questo progetto. Grazie a te Giulia per l'invito, è davvero un piacere esserci anche quest'anno. Peccato non esserlo in presenza come in passato, però ci siamo abituati, no, in questi mesi a formare delle comunità digitali e tutto sommato ne stiamo anche apprezzando alcuni vantaggi in attesa di tornare a stare assieme in modo più caloroso. Saluto anche tutti i ragazzi, oggi siete in 24 classi, 25 hanno partecipato al concorso. Ringrazio anche chi ha collaborato con voi. Veniamo allora al tema. Io sono presidente di AssoBenefit e AssoBenefit è un'associazione che insieme alle società Benefit, guardate, si chiama Associazione Italiana per le società Benefit, non delle. Noi ci siamo messi a fianco delle società benefit per perseguire un obiettivo che secondo noi è l'obiettivo che perseguono le società benefit. Qual è questo obiettivo? È un obiettivo molto ambizioso. Chi mi seguirà e parlerà di ASVIS si riferirà allo stesso obiettivo. Noi ci siamo dati l'obiettivo di cambiare il modello di sviluppo economico in Italia in senso sostenibile. È una cosa grossa. I vostri progetti, che io poi ascolterò nei limiti in cui il calendario della Camera questa mattina mi consentirà di farlo, i vostri progetti sono pezzetti di proposte di fare che servono proprio a cambiare il modello di sviluppo per renderlo sostenibile, cioè l'insieme di tutte quelle azioni che le imprese, i consumatori, gli stati, i cittadini compiono quotidianamente nel produrre beni, nel distribuirli, nel consumarli, nel riciclarli piuttosto che nello smaltirli, per la loro vita quotidiana. Ecco, l'insieme di queste azioni non è che deve per forza andare come lo conoscete, come l'abbiamo conosciuto. Siamo noi uomini a stabilire convenzionalmente come funziona la società, ma non è proprio così facile con uno schiocco di dita il compito di cambiare come funziona. Nei secoli i cambiamenti del modello di sviluppo si sono avuti con grandi rivoluzioni, rivoluzioni economiche o anche rivoluzioni nel senso di guerre. Noi oggi vogliamo fare una grande rivoluzione intellettuale. Di pensiero, cognitiva, no? E questa sta sicuramente nelle idee, cioè prima di tutto le idee, la tecnologia, l'inventiva, che sono un po' gli ingredienti con cui oggi vi confrontate, sono necessari. Senza quelli è difficile trovare una via del cambiamento. Le B Corp sono quelle imprese, poi le imprese sono l'analogo delle persone, no? Sono un insieme di persone che hanno una certa missione particolare, ma sono quelle imprese che hanno deciso di misurare l'impatto dei loro comportamenti, no? Quindi è un po' come se ciascuno di voi dicesse: va bene, oggi, da oggi in avanti mi osservate, guardate tutto quello che faccio, vedete se butto la carta per strada,
se consumo in maniera smisurata. Insomma, hanno deciso di misurare i propri comportamenti, di valutare l'impatto. E questa è una cosa fondamentale, perché nel momento in cui io misuro i miei comportamenti, li posso anche correggere. Correggere in che senso? Nella direzione della sostenibilità di cui vi ho detto prima. C'è però un'altra dimensione che ciascuno di noi, persona o impresa, deve curare perché sia possibile il raggiungimento di un obiettivo così grande. Quello dei comportamenti è il primo. Quello dell'essere, come sono, quali sono i miei valori, come mi comporto, come faccio le mie scelte quotidiane, qual è il mio sistema di relazioni, una cosa più profonda. Nel caso delle imprese, questo secondo valore trasforma le B Corp in società benefit. Quando c'è anche questa seconda colonna, abbiamo le società benefit, che possono essere o non essere B Corp, adesso non entriamo in tecnicismi. Cosa sono le società benefit? Sono imprese che hanno deciso che la loro ragion d'essere, il loro scopo sociale, ciò a cui pensano dalla mattina alla sera quando aprono gli occhi, non è solo fare profitto. Voi direte, ci mancherebbe che debba essere solo fare profitto. Ecco ragazzi, uno dei motivi per cui il nostro sistema economico funziona così è perché dal punto di vista legislativo le imprese hanno come unico scopo sociale solo quello di fare profitto. Ora, capite anche voi intuitivamente che questo può essere un limite, può portare a prendere decisioni che non vanno proprio nella nostra direzione. Quindi, e chiudo e vi saluto, due grandi cambiamenti per le imprese. Il cambiamento interiore, chiamiamolo così, giuridico, non avere più il solo scopo sociale di fare profitto. Questo è importantissimo, perché chi guida le imprese deve rispondere alla legge. Se la legge gli dice tu devi massimizzare il profitto, anche se quella persona volesse seguire i comportamenti più virtuosi per il nostro cambiamento, non potrebbe farlo, perché la legge gli indica un'altra direzione. A fianco a tutto questo, la concretezza del fare, misurare gli impatti, misuro i miei comportamenti secondo una metrica, un modello, che è quella di chi ha le idee, di chi capisce come deve funzionare il nuovo modello di sviluppo, che pian piano mi indirizza nella nuova direzione. Bene, le vostre idee si inseriscono su questo percorso, quindi ascoltarle ogni anno non è solo un piacere, ma porta sempre, come dire, dei contributi che anche a noi per fare le leggi o per migliorare le imprese servono sempre. Quindi grazie anche ai ragazzi per questo loro lavoro. Grazie Mauro, grazie mille. Per questo contributo, appunto, parlavamo di lavorare insieme per costruire anche una normalità diversa in qualche modo. Adesso sentiamo Piero Pellizzaro, che appunto è il massimo esperto di resilienza e abbiamo la fortuna di averlo qui con noi. Ciao, buongiorno a tutti. Oddio, essere il massimo esperto di resilienza, poi in questo momento forse è anche un peso maggiore. Ma in realtà, intanto grazie a Giulia, grazie a Invento e a tutti voi per queste iniziative che credo siano essenziali anche nel creare una visione di quello che vogliamo della città, ma anche del pianeta in cui viviamo. Giulia, prima tu dicevi una cosa molto importante, secondo me, portiamo un dato: dai primi 5 mesi del 2020, oltre ad avere una serie di sfortune, sono anche i 5 mesi più caldi della storia registrati nel 1800. Quello che ci aspetta è un'estate non calda, ma peggio. Questo non deve spaventare, ma anzi deve spingerci a trovare idee che ci permettono di garantire a tutta la comunità una qualità della vita, dello spazio pubblico, ma anche dei servizi, che tenga presente come il clima non sia un problema, ma sia un'opportunità per ripensare le nostre economie, le nostre città, ma anche i rapporti interpersonali che intercorrono tra di noi e i nostri territori. Come amministrazione abbiamo sempre sostenuto queste iniziative che stanno facendo in questi anni, perché crediamo nella forte collaborazione tra gli studenti, il privato e la pubblica amministrazione nel definire un obiettivo, una strategia, una visione. Ieri il sindaco diceva dobbiamo ritornare ad avere una politica che abbia una visione di società, e credo che questi elementi di quello che stiamo facendo, anche state facendo anche oggi questi progetti, siano un chiaro segnale che questa città e il territorio anche italiano abbia una visione, e ce l'ha ben chiara. È una visione
che è sostenibile, che è resiliente, che è inclusiva, che è circolare. Sono degli hype, sono dei brand, forse sì, ma in realtà grazie a queste esperienze possiamo renderli esperienze reali, esperienze del territorio. Quindi grazie ancora a tutti voi per questo lavoro che state facendo e poi sono contento di ritornare da voi più tardi esatto, che saranno i risultati. Grazie ancora. Grazie mille Piero. Benissimo, adesso sentiamo Patricia Navarra che appunto ci parlerà invece di come tutto questo si integra con l'Agenda 2030, di cui anche lei è una massima esperta. grazie Giulia, grazie di questo coinvolgimento a cui teniamo veramente tantissimo, creiamo tantissimo, arriviamo con vera convinzione. E quindi buongiorno a tutte le ragazze, a tutti i ragazzi che hanno partecipato a questa operazione veramente straordinaria. Allora, cos'è l'Agenda 2030? L'Agenda 2030 è una base teorica per delle azioni che invece sono state sin qui descritte sia da chi mi ha preceduto, ma che sono poi agite e le vostre azioni, i vostri lavori sono una dimostrazione di che cosa può rappresentare questa agenda. L'agenda, lo sapete molto bene, è stata frutto di una risoluzione adottata nel 2015 dalle Nazioni Unite, con un titolo che era quello di trasformare il nostro mondo, un'agenda per riuscire in circa 13 anni ad attivare questo cambiamento di un modello economico e quindi di portare a conoscenza le tematiche dello sviluppo sostenibile, finalmente non più soltanto ambientali, ma proprio a partire dalle problematiche ambientali per il loro impatto sociale. E quindi agire tutti insieme è stato un appello straordinario ad un'azione collettiva. E questo secondo me è il punto importante, un'azione collettiva con degli obiettivi che vanno dall'azzeramento della povertà e che quindi nello sviluppo delle azioni non lasciasse indietro nessuno. Voi tutti ragazzi in questi giorni durante questa crisi avete sentito per fortuna in molte occasioni parlare anche i nostri decisori politici, tutti coloro che in qualche modo col governo e anche nell'opposizione in qualche modo portavano avanti questo tema. Nessuno deve rimanere indietro e quindi l'Agenda 2030 ha chiamato a raccolta tutte le persone singolarmente e collettivamente ad unirsi insieme ed agire e a porre in essere delle azioni per questo discorso. Chiaramente è stato detto prima, persone e imprese. Le imprese sono un insieme di persone, non più di singoli individui, quindi, ma per la loro relazione tra di loro per il raggiungimento di un obiettivo che, come è stato detto, deve avere un impatto sociale. Quindi non più soltanto un modello di business fine a se stesso, ma fare sì business, ma solo creando valore nelle società dove si opera. E porre uno scopo, un purpose. Adesso addirittura le aziende che sono avanti mettono nel loro bilancio di sostenibilità anche il loro sense of purpose. Quindi è anche questo un ulteriore passo in avanti. Tra tutti questi attori, e qui chiudo, i più importanti, dobbiamo dirlo, sono i giovani. Quindi, ragazzi, voi avete in mano delle leve straordinarie, voi avete un senso critico, avete questo senso dell'urgenza, però quello che sta emergendo è che al di là della parola, della protesta, in alcuni casi giusta e significativa, avete capito che bisogna agire. Agire, fare proposte creative, mettervi a disposizione insieme ai soggetti più adulti e grazie all'esperienza dei più adulti, alla vostra creatività, è possibile veramente portare delle proposte di questo tipo che, come diceva poco fa il senatore Del Barba, sono utili anche ai decision maker per stimolare ulteriormente un pensiero da parte vostra, un pensiero critico, ma anche un pensiero di sviluppo. Quindi bravi, complimenti, andate avanti, non abbandonate questa strada per carità. E quindi ecco, siamo tutti qui ancora una volta a vedere le vostre
le vostre proposte. Grazie, auguri in bocca al lupo a tutti. Grazie mille Patricia. Anche tu hai messo in luce una cosa molto importante, quindi il fatto di fare rete e un'azione collettiva improntata su obiettivi ambiziosi ma molto concreti. Tutti voi con i vostri progetti avete dimostrato di arrivare o saper arrivare a obiettivi ambiziosi dell'Agenda 2030, ma con progetti super concreti come quelli che avete proprio creato fattivamente. Adesso ascolteremo due relatori. Abbiamo Frank Raes e Elisabetta Illy che ci racconteranno, ci daranno delle ispirazioni proprio su questi temi. Il professor Frank Raes è direttore del Museo delle Tecnologie dell'Antropocene, in particolare ci darà una lezione, diciamo, di ispirazione proprio sui temi del cambiamento climatico. È un grandissimo divulgatore e trovate anche i suoi TED online e ci appunto racconterà in qualche minuto, una decina di minuti, quello che è proprio il tema del cambiamento climatico. Mentre Elisabetta, che è fondatrice di Picture of Change ed è anche ambasciatrice di Unido, ci darà proprio ci porterà la sua esperienza anche di viaggiatrice per il mondo e di fotografa, portando proprio dei casi concreti legati all'Agenda 2030. Quindi è un grande momento anche di ispirazione, di condivisione, oltre che di formazione, anche questo della competition. Quindi auguro a tutti voi di poter imparare anche da questa mattinata insieme. Ok, allora vediamo quando arriva poi la telecamera di Frank Raes. Se no partiamo da Elisabetta, ditemi voi dalla regia quando c'è anche Frank. Ok, Elisabetta, vuoi iniziare tu? Ciao, ditemi voi, vado? Sì, dai, iniziamo da te. Benissimo. Allora, come volete. Come volete voi. Mi vedete adesso? Mi sentite? Sì, adesso sì, Frank. Okay. Vabbè, allora se no seguiamo l'ordine. Seguiamo l'ordine. No, adesso allora... c'è già Patrizia, ma con i slide può andare lei. Elisabetta. Elisabetta, scusami, sì. Ok, iniziamo come... Elisabetta. Dai, Elisabetta. Va bene, d'accordo, grazie. Allora, finite per questo invito, perché finalmente vedo così concretizzarsi tutto quello che si dice sugli SDGs, sull'Agenda 2030, su quello che vogliono fare le aziende sulla sostenibilità. In questo gruppo veramente vedo tutto. Grazie. Io, come vedete, sono una fotografa, giornalista da oltre 20 anni, visto 5 paesi, e quello che faccio è proprio sul territorio, andare a producono le materie prime della filiera. Ci pensiamo, e questo tolgo anche soprattutto moltissima attenzione in questo momento. L'inizio della filiera è qualcosa di fondamentale. Abbiamo sprecato un sacco di oggetti, un sacco di cose, mangiamo tante cose, dove arrivano. Bene, posso assicurarvi che arrivano da dei posti meravigliosi, che ci sono delle donne meravigliose che fanno questo. E l'inizio della filiera, noi non potremmo avere quello che abbiamo nel nostro mondo. Qualcun altro produce che produce questi beni,
Elisabetta, ti abbiamo perso nella connessione. Adesso proviamo a vedere se riusciamo a recuperare, però appunto c'era già qualche problema di connessione. Purtroppo non ti sentiamo. Mi senti? Adesso sì, purtroppo ti sentivamo già molto a scatti, come in effetti prima. Ogni tanto va e viene. Mm. Magari proviamo adesso a fare... meglio? Adesso meglio, proviamo meglio? Un tentativo di togliere magari la tua condivisione schermo, la condivido io, e eventualmente anche la webcam. Per ora mantienila, facciamo questo tentativo. Provo, dai, vado veloce. Ok. Allora, come dicevo, non so se avete sentito, sono anche ambassador Industrial Development dell'Unido, e proprio con loro facciamo un sacco di produttori delle materie prime. Lauro e anche la dottoressa Narra, suonare quel mondo e attraverso un'azione. Questo lo faccio attraverso la bellezza di questi mondi, non vado mai a cercare quelli che sono c'è tanta bellezza. Per questo ho con la mia agenzia fotografica che si chiama proprio Picture of Change, perché attraverso la fotografia e il vero screenshot della realtà, io posso farvi vedere che possiamo fare tantissimo, abbiamo tanto e tanta bellezza. Le volte, forse anche per una mancata conoscenza, diamo qua per diversi. Quindi questi 7 sono la mia mission, perché sono delle azioni che noi possiamo fare ogni giorno e che riferisco, come dicevo prima, soprattutto ai giovani, con le nostre scelte e mercato. E i giovani in questo momento sono quelli che e devono fare leva sulle aziende, cioè devono e hanno veramente la competenza e la capacità di farlo. Quindi è una diffusione di conoscenze. Io vi faccio per farvi vedere quello che e come qui siamo in Ghana. Allora, Elisabetta, si sente purtroppo molto male. Magari se proviamo a condividerti noi slide e video e tu togli la condivisione, vediamo se si riesce a sentire meglio. Ok. Ok, allora proviamo. Ele, prova a questo punto a riprendere tu il video. Eccolo qua. Share. Ok, lo vedete? Sì. Ok, vado direttamente, Elisabetta, sul tuo video, quello che stavi per mostrare. Kuku is Ghana and Ghana is Kuku. You can run anything, but Kuku is very, very important for that. Oh,
we have 15 nominated students from the Mongol Agricultural College out of 96 students. I'm a student of the Dam Mongol Agri College and want to learn how to use the machinery to improve in our agriculture. There are so much resources, but because you're not having the correct tools and the right people to train in the use of these tools, people are scared of agriculture. So we'd love to have more of this training, encourage more students from other universities to come around. As a global expert in agriculture sector and a leader in sustainability, we are always looking for ways to bring the two together. In Ghana, we have invested our talent and expertise to foster the farmers of tomorrow, empowering local communities and a dedicated training force. Ecco, è finito, è vero? Perché io non lo vedo. È finito, è vero? Sta finendo. Ah, ecco. Non riesco a vederlo. It is a wonderful initiative. We created a special miniature chocolate, Good and Good. Putting together Ghana's natural resources, along with hazelnuts from Italy. The special recipe represents the sweet symbol of CNH industrial commitment in this area, in Africa. Ecco, allora qui un esempio di come si può svolgere una missione, un progetto. New Holland Trattori ha fatto un investimento in un paese dove un mercato molto, molto, molto forte, molto importante, ma ha investito sulla formazione. E che cosa ha fatto? Siamo andati al nord del Ghana, posso dirvi, in un posto dove davvero non c'è. Loro hanno creato una sorta di scuola, all'inizio c'erano 20 studenti, oggi ce ne sono quasi 100 ragazzi, andando a utilizzare i trattori e a fare in assenza di acqua. Quindi questo vedete come un'azienda riesce a intervenire, fare istruzione, dare gli strumenti a questi ragazzi per guardare a un futuro. Questo è un'operazione win-win, è quello che diciamo che è un po' il tema di sottofondo che veniva fuori con il dottor Sara Barra. Team, tutti insieme verso una trasformazione, proprio questo, picture of change. Vi faccio vedere come un'azienda va sul territorio e riesce a portare la gioia, a portare un futuro. E questo è fondamentale anche per noi. E in questo l'azienda, se volete, ci guadagna, perché alla fin fine comunque l'azienda avrà un suo tornaconto, perché se un domani i ghanesi dovranno comprare dei trattori, compreranno sicuramente dei trattori su cui sanno mettere le mani e sanno aggiustare. In più hanno delle conoscenze che loro non potrebbero avere, hanno dei dati, diciamo, sul territorio, sul climate change, su come si può fare agricoltura in assenza d'acqua oppure con veramente risorse molto, molto misere, se vogliamo. Tutto questo, vedete, insomma, ci sono delle fotografie, se riesce a scorrere quelle fotografie, sono proprio dei momenti della vita. E tutte queste cose le ho raccolte nel video. Se l'ultima slide è un video del mio Instagram, dove racconto i goal attraverso le fotografie, attraverso delle azioni reali, attraverso dei momenti che effettivamente io incontro durante i miei viaggi. E qui vedete, non so, il gender equality, per esempio, piuttosto che l'education, quindi l'empowerment femminile è fondamentale.
E questo è una cosa che possiamo fare noi attraverso le nostre industrie, attraverso proprio la diffusione della conoscenza. È un cambiamento di un cambiamento del modello del business. Deve essere un modello di business win-win per entrambi e davvero sarà, in questo modo potremo davvero avere un futuro migliore, diverso per il mondo intero. Ecco, questo ed è una cosa fattibile, non sono grandi investimenti, non sono quello che io insisto quando mi dicono sì, ma dobbiamo fare grandi investimenti. No, vi posso assicurare che è importante il coinvolgimento e il cambiamento di pensiero delle aziende, del consumatore per primo, che deve chiedere all'azienda questo cambiamento di pensiero. A piccoli passi, questi gli SDGs, i 17 Sustainable Development Goal dell'agenda, possono essere raggiunti da tutti noi insieme. E voi state facendo un lavoro enorme, perché lavorare sui giovani, sui ragazzi, è una potenza incredibile. Grazie mille Elisabetta, grazie per averci portato in giro per il mondo. Vi porterò ancora. Grazie, e appunto grazie, chi è curioso può approfondire poi sul canale Instagram, come appunto Elisabetta ha tradotto ciascun SDGs con immagini dei viaggi fatti. E appunto abbiamo visto gli esempi di rete, di collaborazione, eccetera, e Elisabetta ci ha portato un progetto che è stato soprattutto sull'imprenditorialità, quindi, e sulle conoscenze di tra i giovani. Adesso invece Frank, che invito a tornare. Una cosa, posso dirvi? Posso chiedere una cosa solo veloce? Mi piacerebbe che i ragazzi in questo, perché sono fondamentali, dessero anche delle idee, dei suggerimenti, di quello che vogliono sapere, di che cosa non sanno ancora. Degli SDGs, di questa agenda, questo è fondamentale anche per me, proprio per poi riuscire a dare il messaggio giusto che arrivi direttamente a tutti. Ok, grazie infinite. Appunto, grazie a te. Quindi se volete anche esprimere curiosità, sì, eccetera. E tra l'altro in questi progetti abbiamo sempre cercato di creare commissione tra quello che sono i bisogni anche delle aziende e le idee dei ragazzi. Quindi tra poco vedremo proprio come i ragazzi hanno risposto a delle sfide concrete anche di business, soprattutto sul progetto B Corp School, per trovare soluzioni praticabili, concrete. Adesso, a proposito di SDGs, abbiamo avuto una carrellata da parte di Elisabetta, adesso Frank invece ci porterà più sul tema del cambiamento climatico, quindi uno dei nostri 17 SDGs. Buongiorno Frank, buongiorno. Bentornato. Buongiorno a tutti, sì, ovunque siete. Io sono in Belgio per il momento, perché sono belga, e vi parlerò nel mio italiano un po' semplice da belga, diciamo. Grazie di nuovo per l'invito, Giulia, ai vostri, perché è una bellissima iniziativa, ovviamente molto rilevante per il nostro e il vostro futuro, ovviamente, no? Allora, mi avete chiesto di fare un inspirational talk che riguarda il cambiamento climatico e che riguarda i cambiamenti che sono necessari per contrastare il cambiamento climatico. C'è un po' un problema, perché da un po' di anni, come sapete forse, mi rendo conto che non posso più soltanto parlare di come cambiare stile vita, cambiare modo di consumare o produrre per ridurre le emissioni di gas serra, per questo è lo scopo, no? Perché credo che dobbiamo cambiare qualcosa di molto più fondamentale, no? Perché stanno nascendo un po' troppi problemi, no? C'è il clima, c'è la pandemia, c'è una crescente disuguaglianza sociale, dobbiamo dirlo, c'è il razzismo, vedi cosa sta succedendo negli Stati Uniti adesso. E quello che dobbiamo cambiare è proprio, come diceva Elisabetta, il nostro pensiero, ma io lo chiamo la nostra cultura moderna, no? Che è un po' alla base di tutti questi problemi. Cultura, voglio parlare un po' di cultura. Io ho lavorato per 30 anni per la Commissione Europea, a ISPRA in Italia, la Commissione Europea si dedica a vari problemi individuali, ma sentivo proprio il bisogno di parlare di questi problemi anche in un modo diverso, quindi non solo scientifico,
ma anche culturale o se vuoi artisticamente, se volete, no? E quindi ho creato questo museo delle tecnologie dell'antropocene, un sacco di parole, cioè The Museum of Anthropocene Technology. E se, beh, è un pretesto, è uno strumento per parlare dei nostri vari problemi collettivi, no? In società, nell'ambiente, partendo da una collezione di oggetti. Adesso non vado a spiegare tutto il museo, se volete saperne di più, basta usare Google e digitare Museum of Anthropocene Technology o il mio nome, troverete qualche video, eccetera. Ma quindi voglio parlare un po' di cultura e poi legarmi di nuovo al clima, no? E cos'è la cultura? La cultura è praticamente l'insieme di racconti, di storie che noi ci raccontiamo per spiegare e per giustificare il nostro modo di vivere su questo pianeta, il nostro comportamento tra di noi e anche con il resto della natura, no? Con gli animali, le foreste, le montagne, eccetera, no? E la nostra cultura moderna, qui nell'Occidente, che è nata dopo il Rinascimento, nel Cinquecento, no? Lo sapete, è basata su un insieme, su un'amalgama di dualismi, no? Tendiamo a separare tutto, no? La natura dall'uomo, la natura dalla cultura, la mente dal corpo, la scienza dall'arte, i ricchi dai poveri, i neri dai bianchi, noi verso di loro. Questi sono un po' i dualismi che fanno parte del nostro pensiero, no? È ovvio che il discorso politico contribuisce molto a questa cultura, a questi racconti, ma non solo la politica, anche la scienza e anche l'arte, la pubblicità ovviamente, la religione, tutte queste cose creano cultura. È importante renderci conto che la cultura in cui viviamo viene preparata e viene definita da tutti questi input, no? Allora, adesso non vado a parlare di razzismo o di altre cose, voglio parlare del dualismo che riguarda il clima, per esempio, il dualismo tra natura e l'uomo, e la donna ovviamente, no? L'umanità, cioè la natura da una parte e l'umanità dall'altra parte. E ancora pensiamo che possiamo vivere indipendentemente dalla natura, no? O piuttosto vediamo la natura come qualcosa di molto grande, no? Infinita, che ci dà tutte le risorse di cui abbiamo bisogno e in cui possiamo anche buttare tutto quello che non ci serve più, no? La natura non se ne importa, è molto grande e noi non dobbiamo preoccuparci di lei. Questo è ancora, se ci pensate, molto dentro il nostro pensiero, no? E voglio dare un piccolo esempio, adesso devo descriverlo perché non ho un'immagine, ma immaginate le pubblicità per le macchine, per esempio, d'inverno, no? Durante l'inverno molte case automobilistiche fanno vedere i loro nuovi modelli davanti a una montagna innevata, perfino sui ghiacciai, siccome non ci fosse nessun legame tra guidare le macchine e i ghiacciai. E per tanta gente non c'è legame, come potrebbe esserci un legame tra una macchina e un ghiacciai. Avete presente queste pubblicità, no? Allora, oramai sappiamo, e è la scienza che ce l'ha dimostrato, che siamo fortemente intrecciati con la natura, e che le macchine, per esempio, tornando alla macchina, le macchine producono gas serra, no? Che porta al riscaldamento globale, che fa sciogliere i ghiacciai, che provoca alluvioni, che spazzano via le strade e perfino le macchine, no? Quindi siamo, per come produciamo e consumiamo, siamo intrecciati con la natura, ma tramite cicli autodistruttivi. E non nel senso che stiamo autodistruggendo le auto, le macchine, ma che potremmo distruggere noi stessi, no? Il modo in cui stiamo vivendo. E quindi la grande sfida, no? Enorme, è cambiare questo modo di pensare, questo cambiamento culturale che è necessario e che sta nel ricollegarsi con la natura, veramente, tramite cicli virtuosi, non cicli autodistruttivi in cui siamo adesso, questo è il modo di essere intrecciati adesso, ma tramite cicli virtuosi. E tornando alle macchine, quindi si può pensare a macchine che non inquinano, trasporto pubblico, smart cities, che danno più spazio alla natura,
e che dà più spazio a noi stesso, perché non perdiamo più tempo stando nelle cose di traffico, quindi più qualità di vita, che ci fa chiedere più, per esempio, trasporto pubblico, più spazio per la natura. Questo è un ciclo virtuoso, eccetera, no? E quindi questa è una cosa che, di cui stiamo parlando da diversi anni, ovviamente, no? Nuovi modi di produrre energia, organizzare il trasporto, organizzare il lavoro, lavorare con la natura e non contro la natura. E siamo in tanti, ovviamente, che speriamo che la pandemia, che impareremo qualcosa dalla pandemia, no? Perché, guarda, i piani, i disegni per come migliorare il lavoro, la vita, l'ambiente, sono nei cassetti degli amministratori e delle aziende da molto tempo, no? Sono stati scritti nel contesto dei vari accordi internazionali, protocolli, l'accordo di Parigi, per esempio, o i direttivi europei che riguardano il clima e energia. Sì, tutti abbiamo dovuto preparare questi piani. Allora è il momento, anzi è una grande occasione, di implementare questi piani che abbiamo adesso, no? Durante la ripresa. Adesso che parliamo di pandemia, voglio aggiungere una cosa che parla un po' del nesso tra pandemia e cambiamento climatico, no? Non sono virologo, quindi non mi spingo molto in là quando parlo della pandemia, ma comunque è la pandemia del coronavirus, è un problema globale che ci è venuto addosso in pochi mesi, no? E ci siamo spaventati e abbiamo reagito, no? E molto probabilmente il virus sparirà nel giro di un anno, no? Grazie al nostro reagire, e l'economia si riprenderà in un modo o l'altro, speriamo in un modo bene, nei prossimi anni, no? Quindi la velocità della pandemia e del nostro reagire ci darà la possibilità di riprenderci, no? Adesso il cambiamento climatico è anche un processo, un problematica globale, ma arriva molto più lentamente, E anche se vediamo sempre di più qui e là gli effetti di questo cambiamento climatico, no? Foreste che bruciano, siccità, alluvioni, eccetera, arriva ancora troppo lentamente per farci spaventare, no? E per spaventare i nostri amministratori, i nostri politici. Non stiamo reagendo ancora abbastanza velocemente e con abbastanza vigore. Questa è la tragedia. Perché la tragedia è che quando il cambiamento climatico sarà in pieno vigore, con un tempo meteorologico impazzito e eventi estremi sempre e dappertutto, questi cambiamenti rimarranno con noi per generazioni, no? Il sistema clima non ci darà un'opportunità di riprendersi, perché è tutto molto più lento, no? E non ci darà l'opportunità di organizzare tutto in un altro modo. Sarà un continuo difendersi, adattarsi, proteggersi, e che non mi sembra una vita molto bella per i giovani, no? Quindi se vogliamo evitare tutto ciò, vogliamo evitare il peggio, dobbiamo cambiare adesso il nostro modo di pensare, produrre, consumare, eccetera. E per finire, finisco qui, magari non, tutto questo non c'è bisogno di dirlo a voi giovani, no? Perché voi vi siete già dato una mossa, no? Avete partecipato a questo bel concorso e credo, e sono quasi sicuro, che semplicemente aver partecipato e aver inventato e sviluppato qualcosa che possa migliorare la vostra vita, la nostra vita, di tutti, che questo vi ha dato una gioia interna. Di questo sono sicuro. Adesso vorrei vedere tutte le vostre facce per vedere questa gioia, no? Questo sorriso. Ma quindi voglio finire con questo. Oltre a continuare a sviluppare idee e cose, provate anche a trasmettere questa gioia personale che avete, no? E fate sentire che cambiare il mondo può anche essere bello, no? A fare, no? E fatelo, per favore. Dai, in bocca al lupo a tutti. Grazie. Grazie mille, Frank, per le tue parole. E non aggiungo altro perché il messaggio che hai dato è molto di impatto. E passerei adesso, visto che appunto hai fatto un bel in bocca al lupo ai ragazzi, che facciamo anche noi di tutto il team e tutti,
passerei la parola a Anna per inaugurare un po' quella che è la fase in cui sarete voi ragazzi a essere protagonisti. Io ho parlato tanto di voi, ma tanto come persone più grandi, e adesso iniziamo a far salire voi su questo palco. Grazie. Esattamente, grazie. Grazie a tutti. È arrivato quindi il momento di avere su questo palco virtuale tutti i ragazzi che sono con noi oggi. E quindi tutte le classi avranno appunto 90 secondi per raccontare la loro startup, il loro progetto attraverso un pitch. Giusto, Elena? Esattamente, adesso partiamo subito con tutte le classi di B Corp School, quindi ragazzi è il vostro momento, 90 secondi per giocarvi il vostro pitch. Inizio a